arrivano 8 milioni di euro per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese dell'Aquila e del cratere sismico del 2009. A darne notizia è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. La struttura di missione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, infatti, ha chiesto al MEF il trasferimento di queste somme, che sono state assegnate con delibera CIPE, la numero 25 del 28 febbraio 2018, e che saranno trasferite alla Regione Abruzzo. Un traguardo importante che è frutto di un'interlocuzione costante con l'organismo governativo. Individuare fondi per avviare progetti è ad oggi la maggiore difficoltà riscontrata dalle piccole e medie imprese del territorio aquilano. Con questa iniziativa invece si pongono le basi che consentiranno alle aziende di dar vita a importanti attività e superare così le difficoltà con cui sono costrette a fare i conti a causa della crisi che nelle aree terremotate è ancora più evidente. È una boccata d'ossigeno che si va ad aggiungere a quella che arriverà sul territorio con i 10 milioni destinati a rilanciare il sistema turistico della terra abruzzese dalle enormi potenzialità e da valorizzare con strumenti mirati ed efficaci.